I distretti per la famiglia sono delle infrastrutture sociali che sono previste dalla legge sul benessere per la famiglia, all'interno del quale organizzazioni molto diverse lavorano insieme sulla base di un accordo volontario di area, sulla base di una progettualità condivisa in dei piani. Vengono autovalutati ogni anno, abbiamo un coordinatore tecnico e un coordinatore scientifico e istituzionale che supporta la gestione e l'implementazione dei piani sul territorio. Abbiamo fatto una serie di ricerche nei distretti famiglia del Trentino e in un piano giovani di zona. Siamo partiti da un progetto pilota nella Val di Non e poi abbiamo esteso la ricerca alla Val di Fiemme, all'Alta Valsugana e alla Vallagarina. Abbiamo infine fatto un esperimento con il piano giovani di Pergine Valle del Fersina, perché le reti nei piani giovani assomigliano al modello del distretto famiglia con organizzazioni di diversa estrazione, pubblico, privato, terzo settore. La ricerca è andata a vedere la struttura delle relazioni e le funzioni di coordinamento. Abbiamo visto che gli strumenti in tutte le reti studiate più utili sono una guida del pubblico che garantisce le risorse, le strutture e la costanza che sono richieste dalla funzione di guida del Public Family Manager. E poi è importante la funzione di costruzione di ponti, del lavoro sui legami deboli, ossia quei legami che permettono alla rete di stare in piedi nel caso in cui ci siano dei problemi nella struttura della rete. Analizzare e studiare una rete di relazioni è estremamente importante perché in primo luogo aumenta la consapevolezza delle organizzazioni, degli enti e in generale delle persone che sono impegnate a favorire il benessere familiare attraverso i distretti famiglia. Quindi il primo elemento è quello della consapevolezza. Il secondo elemento molto importante è quello valutativo, cioè la rete ha bisogno di essere valutata perché possiamo attraverso la valutazione comprendere meglio i punti di forza e i punti di debolezza della stessa e quindi intervenire per migliorarla. Chi governa una rete quindi ha bisogno di questi elementi, così come tutte le organizzazioni coinvolte. Un altro elemento molto importante è quello delle connessioni. Le reti possono essere più o meno interconnesse, più o meno coese. Reti meno coese determinano automaticamente una parcellizzazione degli interventi, uno spreco di risorse e una minor capacità di efficacia degli interventi stessi. Alimentare e mantenere una rete all'interno di un distretto famiglia significa curare molto la comunicazione. Di norma infatti i componenti di un distretto sono numerose e spesso eterogenee, diverse tra loro, quindi è importante per un coordinatore di distretto, per un referente tecnico di un distretto, far sì che la comunicazione sia il più possibile puntuale ed efficace e che raggiunga tutti, pur nelle differenze che esistono. Inoltre è importante cercare di creare senso di appartenenza e anche un'identità comune, sottolineando sempre che nel momento in cui si aderisce ad un distretto si lavora per un obiettivo comune, che è quello del benessere familiare del proprio territorio. L'idea del Family Café nasce da una felice coincidenza, che però in realtà non è una coincidenza casuale, ma nasce dalla capacità della ditta che ha fatto l'offerta di poter leggere i nostri desideri. È venuta fuori l'idea di un caffè rivolto prevalentemente alle famiglie, ma fortemente collegato con le attività che vengono fatte dentro il centro Kairos. Questo è un po' il nostro obiettivo finale, quello di avere un bar che, oltre all'attività meramente commerciale, offre delle proposte alle famiglie, ma non solo, a tutta la popolazione che vive quotidianamente il nostro centro. Il piano giovani di Pergine della Valle del Fersina ormai ha superato i 10 anni. Anche quest'anno si è dato come temi prioritari la valorizzazione del capitale dei giovani e la valorizzazione del territorio, un territorio molto complesso perché ha all'interno di sé un borgo, quello di Pergine, che è comunque il terzo comune della provincia di Trento, una ventina di frazioni, e la Valle del Fersina, una valle che ha all'interno anche una minoranza linguistica, quella mochena. Quindi il tavolo ha deciso di cercare di avvicinare quelle che sono le periferie al centro per valorizzare questa ricchezza rappresentata da questo territorio. Le politiche giovanili del piano giovani di zona hanno sempre integrato quelle che sono le politiche familiari rappresentate anche dal distretto famiglia, anche perché l'ente capofila, ASP Chimelli, si occupa anche di politiche familiari. I distretti per la famiglia in Trentino sono oggi 19, coinvolgono 800 organizzazioni. Gli scenari di sviluppo rispetto a questi strumenti di aggregazione di capitale sociale sono sicuramente il rafforzamento
della figura tecnica che fa la manutenzione delle reti. Abbiamo delle partnership importanti con delle organizzazioni nazionali per poter anche trasferire questo know-how in altri territori. Su alcuni dei nostri processi, io cito i comuni Amici per la Famiglia che operano nei tuoi distretti, abbiamo anche qualche partnership di sviluppo di questo processo anche in ambito internazionale.